Believe in your dreams and make them real. Believe in your dreams and make them real. This goes on the mega mix. Fotografia è stata scattata nel 1947 e la storia interessante, a mio avviso, di questa fotografia è il fatto che quella moto Sidecar è stata costruita da mio padre praticamente a pezzi. Nell'immediato dopoguerra andava con lo zaino a Casarsa a prendere a volte un pezzo, a volte un altro. La sera dopo il lavoro, papà era un maresciallo della forestale, e nel garage costruiva la moto, tanto è vero che poi ha dovuto passare al collaudo perché non era stata comperata la moto. E poi ha voluto costruire il Sidecar perché papà, legatissimo alla sua famiglia, lui voleva portare la famiglia. A quei tempi la macchina non era possibile per un impiegato statale, e quindi ha costruito il Sidecar in modo che tutti e tre i suoi figli potessero la domenica fare la gita, la scampagnata. Ma noi abbiamo un bellissimo ricordo perché, sempre pensando a quei tempi, poter fare delle gite, perché ne abbiamo fatte parecchie, e beh, questo sono io e mia sorella che è stata intervistata prima, e l'altra sorellina che oggi non è potuta venire, e i genitori sono sì, non ci sono più. Il senso di questa mostra Fotofamiglia al Vittoriano? Riprende un'iniziativa del Dipartimento per le politiche alla famiglia presa l'anno scorso in occasione della conferenza nazionale che si è tenuta a Milano. In quell'occasione chiedemmo alle famiglie italiane di mandarci le loro vecchie fotografie. Le riproponiamo qui in un percorso che ci testimonia la storia, l'evoluzione della famiglia nella società degli ultimi 150 anni. È un modo forse insolito per un'amministrazione di riflettere, e questo poi è in realtà la nostra missione, il nostro compito, per riflettere sulla famiglia, sulla sua centralità nella società, sulle sue trasformazioni, sul ruolo e sulla funzione che oggi la famiglia ha nella società. Secondo lei, cosa in più e cosa manca oggi alla famiglia rispetto agli anni 60 che qui vediamo rappresentati? Guarda, il problema è molto semplice. La famiglia ha avuto un passato, un presente, non so se avrà un futuro la famiglia italiana. Questo è il grande problema. Ma parafrasando Garibaldi potrei dire qui o si fa la famiglia o si muore, perché se le cose vanno avanti così in Italia, fra di natalità e invecchiamento della popolazione, di qui a pochi decenni, non ci sarà più quello straordinario esempio di coesione sociale, di qualità della vita che le famiglie italiane rappresentavano. Dicono non rappresentano più perché il nostro trend demografico è da estinzione in pochi decenni. Quindi bisogna fare di tutto per aiutare anche economicamente chi ha la generosità di accumulare quel capitale sociale che è fare una famiglia e fare dei figli. Thank you.
Perché le immagini che vengono da lontano? Innanzitutto perché è il 150° anniversario del compleanno dell'Italia, quindi abbiamo pensato, quando abbiamo fatto la conferenza sulla famiglia di Milano, che raccogliere le testimonianze, le più antiche, cominciando dalle Garotti, quindi fino all'800, fino ad oggi della famiglia, fosse una cosa importante per celebrare questo compleanno. Poi però devo dire che queste foto che rappresentano il passato remoto e il passato più vicino, sono anche una straordinaria testimonianza di cos'è stato, che per certi aspetti è ancora la famiglia, ma che rischia di non essere più nel futuro. Perché in tutte le foto che vedremo c'è la famosa piramide, come la conosciamo, davanti una marea di bambini, poi i genitori, poi in cima i nonni. Questa era la famiglia tradizionale italiana. Già la fotografia di una famiglia italiana di oggi è esattamente il rovescio. C'è un bambino solo davanti, poi ci sono i due genitori, poi ci sono i quattro nonni e la famosa piramide rovesciata. E quindi quelle immagini che vediamo, se continua così, non le vedremo più. Allora andiamo a inaugurare la mostra, se attendete un attimo. Il catalogo Fotofamiglia. E che cosa ha rappresentato per un editore come lei fare un catalogo per una istituzione pubblica e in particolare cosa è stata la realizzazione di questo catalogo inerente al tema della famiglia? Sicuramente è stata una bella sfida perché era la prima volta che lavoravamo a un prodotto così particolare e quindi ci ha anche divertito farlo. È stato un bel impegno perché il materiale era tanto e ci si è dovuto lavorare un po' sopra, però penso che alla fine siamo riusciti poi a tirare fuori quello che era lo spirito con cui era nato questo progetto e credo che rappresenti bene il percorso, insomma, che ha avuto la famiglia in Italia, quindi siamo assolutamente soddisfatti. È stato un impegno, però al tempo stesso, ripeto, una sfida molto divertente e interessante. Cosa Gerry Turano ci deve dire su come ha costruito questa immagine da un punto di vista artistico? Ma abbiamo percorso la strada della semplicità per dare maggiore risalto e maggiore forza a queste immagini. Immagini che non solo devono essere accattivanti, ma soprattutto devono raccontare la storia delle famiglie italiane e quindi esaltare la loro potenza, la loro potenzialità narrativa con una grafica del tutto minimalista, dove si sono volutamente evitati elementi che sarebbero risultati ridondanti, quindi abbiamo preferito impaginare questo progetto con semplicità, in maniera quasi minimalista, per dare più forza alle storie narrate nelle immagini. Qual è il senso di questa mostra Fotofamiglia al Vittoriano? Beh, voler dare una testimonianza della crescita e dello sviluppo del paese in oltre 60 anni, 60 anni di storia estremamente ricchi, due guerre mondiali, il fascismo, la resistenza, il boom dei primissimi anni 60, quindi questa famiglia che cammina nel tempo, che si adegua, che cambia anche nella sua composizione, nel suo modo di lavorare, nel suo modo di rapportarsi anche tra genitori e figli. Quindi vedere appunto quanto questa famiglia, pur restando, diciamo, il sostegno fondamentale della società italiana, sia cambiata e sia cambiata assieme alla società stessa.
Believe in your dreams and make them real. Believe in your dreams and make them real. This goes on the mega mix. Over.